Le ultime 10 gare, questa è una squadra che non ha mai perso, ha lasciato il piccolo record a Cavalieri Tirreni, ha subito solo 3 gol e noi siamo riusciti a farne 2 in una partita e in 10 partite ne ha subito soltanto 3. E questi sono i dati positivi e fare i complimenti a questa squadra che non a caso viene da questo ruolo di marcia importantissimo e sapevamo di avere una difficoltà superiore anche per l'assenza del nostro pubblico e quindi veramente bisogna dire bravi ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e non hanno mollato mai, anche perché c'è stato anche il vantaggio da parte loro. Loro sono una squadra che si chiude molto bene, il fatto di aver subito soltanto 3 reti in 10 gare è un dato significativo. E il fatto di andare in vantaggio hanno potuto proprio giocare così come volevano a maggior ragione. Per cui questo è un altro dato che amplifica i meriti dei ragazzi. Noi venivamo da 10 risultati utili consecutivi, non per caso, perché la squadra tiene bene il campo, perché c'è molta, molta applicazione, una predisposizione al sacrificio da parte di tutti. È chiaro che per noi venire a giocare qui a Cava comunque è uno stimolo per far bene. La squadra secondo me ha fatto tutto quello che c'era da fare. Siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto l'occasione di testa di raddoppiare, però abbiamo trovato di fronte chiaramente un avversario di caratura, di spessore, e tra il rigore che probabilmente è stato generoso, ma non mi va di parlare di quello che è stato l'arbitraggio, perché comunque ha arbitrato bene, poi c'è stato la differenza l'ha fatta il nostro palo 1 minuto prima, 2 minuti prima che del 2-1 della Cavese. Rimane il fatto che comunque gli ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto una buona partita, sicuramente ci dà il morale per affrontare il proseguo del campionato già da mercoledì con il nostro impegno con la Vigor per cercare la vittoria. È stata una bella emozione, anche perché ho perso un mio compagno 3 settimane fa, quindi l'ho voluto dedicare a lui. Mi sono anche un po' commosso quando è arrivato. Quindi poi abbiamo vinto 2-1, quindi è importantissimo. No, loro comunque si difendevano a 5, quindi stavano ben chiusi e trovare spazio era difficile. L'importante è che abbiamo portato questi 3 punti a casa, poi come sono arrivati è secondario.